Forum HR 2013 si è parlato molto di politiche per il lavoro e di strategie che le aziende possono adottare per migliorare la propria performance individuale e organizzativa e per ridurre il disagio e i costi. Ma come le aziende possono scegliere quale strategia, quale proposta è utile per i loro specifici bisogni? Per questo abbiamo portato l'esperienza di Informazione e Fiducia, un progetto innovativo di una rete di monitoraggio e intervento per la prevenzione del disagio organizzativo e lo sviluppo della performance. Il disagio in ambito organizzativo rispetto agli altri rischi presenti in azienda è molto particolare perché è umano, quindi è veloce nel suo evolversi ed è meno prevedibile di altri rischi fisici. Per questo monitorare costantemente il disagio in ambito organizzativo, lo stress lavoro correlato, il mobbing, le costrittività, rappresenta sia un'applicazione delle leggi vigenti, sia un beneficio per l'organizzazione anche in termini di sviluppo della performance. Le reti permettono di fare questo introducendo nella cultura organizzativa e nei dispositivi a disposizione dei dipendenti la possibilità di comunicare qualunque percezione di rischio, di disagio, di danno riferito a loro stessi in relazione con il loro lavoro. Informazione e fiducia da questo punto di vista agisce in tre fasi. L'avvio del servizio in cui viene presentato a tutti i livelli dell'organizzazione che cos'è la rete e come funziona. La fase di ascolto, che è quella in cui ciascun lavoratore, dal lavoratore al top management, possono comunicare questi disagi a una rete indipendente nel completo anonimato e in completa sicurezza, e poi un report. La terza fase è il report che viene dato alle organizzazioni aderenti al progetto ogni 3 mesi, e in questo report vengono sia evidenziate le criticità sia proposte delle soluzioni che le aziende possono scegliere se, come e quando adottare a loro completa discrezionalità. Per questo noi crediamo che occuparsi soltanto degli interventi senza guardare la parte di informazione sarebbe come affidare la crescita della medicina soltanto allo sviluppo di nuove medicine e di nuove tecniche chirurgiche, trascurando la diagnostica. Se non so cosa mi serve, io non so cosa posso o devo introdurre per risolvere problemi che sono correnti, reali, effettivi. Per questo l'introduzione di una rete di ascolto intervento è prevenzione, è rispetto, è benessere organizzativo ed è performance.